Come vedete alle mie spalle è stadio di San Siro, stadio Meazza, siamo nel municipio 7, siamo chiaramente a San Siro. Guardate lo stadio perché non si sa per quanto tempo durerà, che ci hanno detto che lo vogliono buttare giù per costruirne uno nuovo. Però abbiamo ancora un trash, ve lo ricordate che un po' di tempo fa eravamo venuti qui? Queste sono le scuderie de Montel. Stiamo scoprendo tutto insieme a voi. Facciamo vedere l'ultimo pezzo qui, poi proseguiamo perché c'è un parco immenso e si arriva poi nel parco all'altra costruzione, molte sono pericolanti comunque. Qui c'è un altro alloggio, come vi avevamo già fatto vedere. Thank you.
da qui vi salutiamo, siamo alle Scuderie de Montel, avete potuto vedere tutto quello che di incredibile c'è in questo spazio, dai pernotti estivi invernali, Dehors nel Giardino, di tutti questi spaccini che addirittura tengono un libro di contabilità con su schede le somme del denaro che ricevono dei loro clienti VIP che arrivano qui nel posteggio a fianco alla curva nord di San Siro e al Bed and Breakfast. Abbiamo trovato le note biciclette del comune con cui da mesi litigo appunto con gli organi preposti per il recupero di queste biciclette, per mettere anche in sicurezza quelle in qualche maniera. Abbiamo trovato coltelli, bombole del gas, ma soprattutto abbiamo trovato un qualcosa che è meraviglioso, è bellissimo, è un'opera storica, di qui c'è passato Napoleone, la Regia Cavalleria Savoia, e che adesso grida vendetta in questa Milano che vorrebbe proporsi come meta anche turistica e che ha questi spazi, queste riserve, queste bellezze totalmente in mano ai predoni, ai criminali, agli spacciatori, ai delinquenti. Adesso ci sarà nei prossimi mesi un bando europeo per cercare di venderlo dopo i precedenti bandi qui delle Scuderie de Montel che non sono andati a buon punto. Io personalmente, avendoli letti tutti, credevo che dopo aver trovato l'acqua buona sotto e una proposta per fare le terme, avessero concesso, insomma, in questa zona le terme sarebbero state veramente un boom e un fattore di richiamo non indifferente. Non è stato così, qualcuno non ci ha spiegato perché non è andata così e attendiamo questo milione, milione e cento di euro che qualche europeo in giro per l'Europa, qualcuno acquisti questa proprietà per farne chissà, non si sa cosa. Per ora vi salutiamo, salutiamo alla camera chiaramente Paolo Rusconi di PR Video Immagini, c'è con noi Daniele Menti, abbiamo già salutato Riccardo Decorato, assessore della Regione Lombardia per la Sicurezza, e Francesco Gianni del Municipio 7, il nostro Daniele Menti, Tullio Trapasso, seguiteci, City Report, Comitato Antiracket e Antiabusivismo. Come vedete alle mie spalle, stadio di San Siro, stadio Meazza, siamo nel municipio 7, siamo chiaramente a San Siro. Guardate lo stadio perché non si sa per quanto tempo durerà, che ci hanno detto che lo vogliono buttare giù per costruirne uno nuovo. Però abbiamo ancora un trash, ve lo ricordate che un po' di tempo fa eravamo venuti qui? Queste sono le Scuderie de Montel. E guardate l'ingresso e da qui noi entriamo. Seguiteci. E lì potete vedere dalle immagini l'ingresso che avevamo fatto qualche tempo fa quando eravamo venuti la scorsa volta con l'assessore Decorato, ma ciò non ha scoraggiato le persone a rientrarci, infatti come vedete, guardate, hanno aperto e traforato ogni luogo, ogni struttura di sicurezza per poterci rientrare, veramente uno spreco immenso a due passi dallo stadio di San Siro, a due passi da questa attività economica che sicuramente non sarà contenta di avere una struttura così abbandonata, e anche uno smacco verso la storia di Milano, perché queste scuderie, come ben sapete, fanno parte della storia di Milano.
Cari amici, nuova puntata di City Report, siamo molto vicini allo stadio di San Siro, siamo nelle Scuderie dei Montella, questa struttura napoleonica che avevamo già fatto vedere diverso tempo fa. Siamo tornati a vedere in che condizioni sta, visto che ci hanno detto che c'erano dei varchi che sono stati forzati, eccetera. Siamo venuti a vedere, abbiamo visto delle persone entrare, li abbiamo seguiti. Ed eccoci qua. E a distanza di un po' di tempo ritorniamo qui dove tutto era un accampamento, c'erano delle persone, vi ricordate, delle tende, sono rimaste per terra diverse cose di queste persone, penne, lucidi da scarpe, vestiti, gomme, smalti, però le costruzioni non ci sono più, ve le abbiamo fatte vedere dove sono finite a pezzi, è rimasto qua un bidone. Come potete vedere dalle immagini, questa bellissima struttura, ormai lasciata decadere, ha dei sostegni per reggersi perché purtroppo appunto non è stata mai manutenuta. Lì sopra vedete i resti dell'incendio quando si accendevano i fuochi per bivaccarci, anche le finestre.
luce qua, c'è luce? Ce l'hai? Come potete vedere, vi facciamo oggi anche ammirare le cantine delle scuderie che nessuno vi ha fatto vedere fino a oggi, neanche noi la scorsa volta perché non avevamo avuto il tempo. Le arcate sono bellissime, guarda, sembrano anche abbastanza solide. Non sono state danneggiate dal fuoco queste qui, eh. E siamo nei sotterranei delle scuderie di Montella a San Siro, prima che arrivasse la metropolitana, un altro interrato, un'altra costruzione. Va bene, attenzione all'acqua. Abbiamo qui in presentazione una vecchia caldaia di tipo legna, molto bella, spettacolare, abbandonata qua. Guarda che ci sono anche tronchetti di legno. Ma secondo te è ancora funzionante questa? Dagli una bella pulitina, sì. E dove scaricava i fumi questa? Un pezzo di... cosa? Questo? Ah, quello lì. Quello lì. Quindi ci sarà una canna a fumaria fuori? Esatto, questo cammino. Quindi dici che è un oggetto, diciamo, interessante di antiquariato? Esatto. A parte che adesso non si potrebbe più usare, come ben sapete, ormai qua viaggiamo solo di elettrico, neanche più il diesel, la benzina, le marmitte catalitiche. Vabbè, usciamo dalle cantine, va? Queste qui, chissà quante volte l'aveva passata Napoleone. Ci pensi che stai calpestando la storia? Che vergogna, però. Qui tra gli alberi che sono rimasti integri, la natura è andata avanti col suo corso. Questo bellissimo orologio che da parecchie centinaia di anni segna il tempo, adesso è fermo purtroppo nella zona San Siro alle scuderie di Montella. Vi salutiamo, alla prossima volta. Tullio Trapasso, Orso, Friend Diamond e Paolo Rusconi. Andiamo avanti e non dimenticatevi delle scuderie di Montella e anche di San Siro Stadio.